Questo video in collaborazione col programma di EA Creator Network di Electronic Arts. Salve a tutti ragazzi, io sono Maruko e benvenuti o bentornati sul mio canale. I cavalli, una delle cose più richieste della community negli anni, è infine arrivata su Vita nel Ranch, 14esima espansione di The Sims 4. Ho avuto la possibilità, grazie a Electronic Arts, di giocare un bel po' questa espansione in anteprima ed è arrivato il momento di fornirvi una guida completa a tutto ciò che contiene. Vedremo tutte le dinamiche e tutto ciò che offre in maniera veloce, semplice e spero utile. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo però vi lascio il video e buona visione. Partiamo parlando di lui, il protagonista indiscusso della 14esima espansione di The Sims 4, il cavallo. Come si ottiene, come si comporta e quali sono le sue caratteristiche? Per prima cosa, ottenere un cavallo su The Sims 4 è abbastanza facile, lo possiamo fare in diversi modi. Il primo è dal telefono, basterà semplicemente andare sul pannello casa e chiedere di chiamare il mercato degli animali da ranch. Se noi lo facciamo possiamo adottare un cavallo, comprarlo, venderlo o comprare mini pecore e mini capre. Lo possiamo ottenere anche cliccando sul giaciglio, infatti anche da qua possiamo chiamare il mercato degli animali e possiamo adottare e assegnare al giaciglio un cavallo o addirittura adottarlo o comprarlo. Altro metodo è cliccare sulla bacheca comunitaria di Chestnut Ridge, infatti se noi ci clicchiamo tra le varie opzioni abbiamo anche da qua chiama il mercato degli animali che ci permette di adottare, comprare capre e pecore o comprare il cavallo. Altro metodo, nell'istituto equestre sempre di Chestnut Ridge possiamo adottare un cavallo, comprarlo, fare addestramento e così via, addirittura venderlo. Ultimo metodo, ma non meno importante, il PC. Infatti se noi andiamo nell'unità familiare, qua possiamo vendere un cavallo, addirittura nel pannello adotta possiamo adottare un cavallo, comprarlo e comprare mini pecore e mini capre. Ma come funziona il cavallo? Beh, con esso abbiamo diverse interazioni. Abbiamo un pannello della cura dei cavalli che ci permette di pulire gli zoccoli, spazzolare il manto, scegliere abiti, cambiare abito, chiamarlo da te e chiamare il cavallo per bere. Questa cosa lo possiamo fare ovviamente anche dall'abbeveratoio, ovvero chiama un cavallo per bere e ovviamente lo selezioniamo. Stessa cosa vale per la mangiatoia, ovvero chiama il mercato del ranch e anche qua possiamo comprarlo oppure riempire la mangiatoia e soprattutto chiede al cavallo di mangiare. Come sappiamo il cavallo non è un membro attivo dell'unità familiare, infatti se io ci clicco non posso chiedere a lui di far qualcosa, ma la mia sim lo può chiamare a sé ovviamente e soprattutto il cavallo è molto molto importante, infatti se noi andiamo sul profilo del cavallo abbiamo diverse informazioni. Vediamo l'età, la razza, il suo valore e soprattutto le abilità. Ogni cavallo ha ben 4 abilità: temperamento, agilità, salto e resistenza. Il temperamento si ottiene parlando con lui e coccolandolo. L'agilità e il salto ovviamente si ottengono utilizzando i nuovi strumenti per gli elementi equestri, quindi in realtà i barili e anche gli ostacoli. Mentre la resistenza la si ottiene andando in giro, galoppando in giro, ovviamente aumenteremo la resistenza. Il livello massimo di ogni abilità è il 10 e questo è molto importante perché ci permetterà poi di fare le gare in un certo modo. Con un cavallo adulto abbiamo le interazioni con i presidi equestri, infatti qua possiamo ordinare al cavallo pratica avanzata con i barili, pratica con i barili oppure addestramento intenso, prova pratica con i barili se ovviamente siamo in sella. Dobbiamo quindi montare a cavallo prima di sbloccare le interazioni. Stessa cosa si fa con gli ostacoli. Aggiungo ostacoli, possiamo fare diverse cose. Tra le interazioni possibili col cavallo ci sono anche quelle nel pannello amichevole. Incoraggia ovviamente a accoppiarsi con un altro cavallo dello scenario o dell'unità familiare oppure socializzare con un altro cavallo. Abbiamo poi il pannello delle abilità dei cavalli e qua possiamo ovviamente, grazie alla massimizzazione, sbloccare diverse interazioni. Parla dell'andare veloci, complimentati per la velocità, chiedi rapidità di movimento e così via. Temperamento, parla della vita sociale, chiedi il rapporto con i sim. Salto, chiedi dei salti preferiti e così via, e resistenza, quindi abbiamo diverse interazioni per ogni abilità che sblocca il cavallo. Discorso cambia con i puledrini, infatti noi li possiamo adottare ovviamente oppure fare in modo che il nostro cavallo rimanga incinta e si accoppi, e con loro abbiamo diverse interazioni, lo possiamo cullare, spazzolare il manto e soprattutto tra la cura dei cavalli nutrire con il biberon, ovviamente possiamo coccolarlo tantissimo. Il cavallino, vi faccio vedere, ha solo l'abilità di temperamento, non abbiamo la resistenza nel salto
Questo perché, ragazzi, le altre abilità le sblocca da adulto. Però possiamo far fare un qualcosa al cavallino, ovvero, a differenza dei cavalli adulti, il cavallino può solo avere interazioni con questo oggetto, ovvero la palletta. Infatti posso chiedere al puledrino di giocare, e posso chiederlo ovviamente sia un cavallo adulto, ma anche al puledro. Vediamo se ci darà retta, perché il temperamento e i tratti del cavallo sono molto importanti. Lei è bisognosa, coraggiosa e spirito libero, ma abbiamo anche come tratto dei cavalli ribelle e quant'altro. Ovviamente ogni tratto del cavallo è a sé e questo determinerà i suoi comportamenti. Notare anche come i cavalli fra loro ovviamente vadano d'accordo o meno e abbiano interazioni. Ovviamente possiamo anche creare noi il nostro cavallo nella modalità crea un sim. Infatti basterà andare sul più e abbiamo nella schermata aggiungi un animale, un cavallo. Il cavallo è in tutto e per tutto identico nella schermata a cani e gatti. Abbiamo infatti le due postazioni, in piedi e sdraiato. Abbiamo poi ovviamente i tratti, abbiamo le razze, il corpo, le crine, il motivo del manto, gli abiti. Abbiamo poi la modalità dipingi. Infatti, come cani e gatti, noi possiamo personalizzare il nostro cavallo come più ci piace. Oltretutto è qua che troviamo il corno magico, che ci permetterà di avere il nostro personalissimo unicorno sberluccicante. E ovviamente, se il cavallo sarà piccoletto, vi faccio vedere, avrà il mini cornino. Guardate un po'. I cavalli oltretutto hanno ben 11 tratti: aggressivo, amichevole, bisognoso, coraggioso, energico, indipendente, intelligente, ribelle, spirito libero, timoroso e tranquillo. Il cavallo oltretutto ci fornirà il letame, che è importantissimo perché, come vedete, lo possiamo utilizzare per le nostre coltivazioni. Abbiamo la qualità normale, scarsa e superiore. I cavalli fra loro hanno interazioni, ma come funziona con i bambini? Beh, se chiediamo a un bambino di montare su un cavallo, guardate che succede. Il cavallo ha un'animazione davvero molto molto carina. Infatti permetterà al bambino di montare in sella semplicemente abbassandosi. Ecco qua la nostra animazione. Il bambino ovviamente potrà sviluppare fin da bambino appunto l'abilità di equitazione. Il nostro toddler invece con il cavallo può solo balbettare, mentre con pecorelle e capre ha più interazioni. Altra cosa importante, il cavallo come vedete deve essere felice e deve avere tutti i bisogni full: la fame, l'energia, il divertimento, la socialità e l'igiene. Altra cosa importante, dalla schermata delle relazioni noi vediamo anche i giorni mancanti al passaggio d'età. Al momento siamo in modalità vita normale e quindi mancano 43 giorni, ma in realtà se io vado a cambiare le opzioni di gioco e mettiamo la vita lunga, abbiamo 172 giorni sim. Il cavallo è comunque un animale che ha una durata della vita molto lunga, ma prima o poi ci abbandonerà. Infatti sono presenti le lapidi dei cavalli e anche la possibilità di farli tornare in vita con la cavalbrosia, ovvero l'ambrosia dei cavalli. Vita nel ranch per quanto riguarda i cavalli aggiunge diverse dinamiche. La più importante fra tutte è partecipare a una competizione. Possiamo addirittura assistere alle gare, possiamo in questo istituto fare anche l'addestramento equestre, ma quello che a noi interessa è partecipare a una competizione. Qua ragazzi le competizioni sono gara di barili, endurance equestre, salto a ostacoli, prova di portamento e campionato ippico supremo. Ogni gara ha diversi step. Abbiamo poi magistrale, abbiamo intermedio, esperto, magistrale in tutte le categorie e ovviamente ogni categoria richiede diversi livelli. Esempio, se io voglio fare intermedio l'endurance equestre, questo mi richiederà il livello 5 di equitazione che riguarda il sim, mentre il livello 5 di resistenza e salto che riguarda il cavallo. Di conseguenza non potremo partecipare a tutte le gare, ma sarà procedurale in base a quanto importante sarà il rapporto col cavallo, le abilità, eccetera eccetera. Ogni competizione come vedete però ci fornisce simoleon, e questo può essere anche un ottimo modo per guadagnare. E soprattutto se vado in realtà in quello supremo, guardate un po', il primo posto ci dà 6.000 simoleon, e però ci richiede
tutti i livelli 10. Quindi in questo caso la nostra sim è a livello 8, non può partecipare, e il cavallo in salto al 9 invece di 10. Di conseguenza dobbiamo sbloccare gli ultimi livelli per poi partecipare al campionato ippico supremo e in questo caso ovviamente, guardate un po', massimizzare la nostra aspirazione. Quando decidiamo di partecipare a una competizione, i nostri sim si recano all'interno della struttura equestre, possiamo addirittura avere un outfit per il cavallo apposta per le gare. In realtà l'animazione è un rabbit hole, infatti sta partecipando ad una competizione di endurance equestre e come vedete non abbiamo delle altre cose, però l'allenamento ovviamente è attivo. Il risultato della competizione sarà una notifica che ci dirà appunto in questo caso se abbiamo vinto, e abbiamo preso l'oro, abbiamo guadagnato 300 simoleon. Tutte quelle ore di allenamento hanno ripagato il primo posto nella competizione equestre e dovremmo anche aver preso ovviamente i trofei. Ce ne sono davvero tanti e sono tutti legati alle gare equestri, ovvero bronzo, argento e oro. Mini pecore e mini capre vengono aggiunte con The Sims 4 Vita nel Ranch. Abbiamo visto che le possiamo acquistare dal giaciglio, dalla mangiatoia, dal negozio da questa parte e soprattutto anche qua nella bacheca comunitaria. Infatti informazioni, ma possiamo anche andare al mercato, e qua ragazzi cosa succede? Abbiamo una vera e propria finestra che ci dice quali pecore e capre possiamo comprare. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipi di pecorelle e abbiamo 8 tipi di caprette. Come funzionano le caprette e le pecorelle? Intanto ne vado a comprare qualcuna, dovrei potermelo permettere. Quindi compro, 4 di queste e un po' di pecorelle, e tutti i nostri animali vengono inseriti nell'inventario dei nostri sim. Come funziona il tutto? Noi possiamo ovviamente collocarle tutte nello scenario e vi invito caldamente a fare dei recinti, perché a differenza dei cavalli loro non sono così tanto mansuete, sono anche diverse rispetto alle galline e anche agli animali di vita in campagna. Infatti loro scorrazzano per tutto lo scenario. Cosa c'è da dire su di loro? Molto semplice, possiamo mungerle per simoleon, possiamo addirittura accudirle, quindi nutrirle con il biberon e pulirle. Ovviamente possiamo anche fare lavoretti e quindi possiamo chiedere loro aiuto con il giardinaggio, importante socializzare, dare i nomi. Tra le cose importanti però possiamo raccogliere pecore e capre nell'inventario e soprattutto chiamarle a noi, perché come vi ho detto sono un animale che va a giro, e soprattutto possiamo metterle e toglierle dall'inventario in continuazione. Cosa importante da dire? Sicuramente possiamo tosarle per simoleon, quindi chiedo un attimo alla nostra sim di tosare la pecorella per simoleon, eccola qua, mentre qui dobbiamo mungere per simoleon. Come vedete ragazzi non succede niente, questo perché per avere il latte di capra e per avere la lana delle pecorelle credo ci serva vita in campagna. La lana, il latte eccetera sono dinamiche di quel DLC e quindi vuol dire che se non lo possedete potete solo tosarle o mungerle, ma non avrete ovviamente oggetti da rivendere. Abbiamo visto durante i trailer e il gameplay che le pecorelle e le caprette hanno diverse interazioni tra i sim, tra gli altri animali e quindi anche con le fasce più piccole d'età come i lattanti e i toddler. Di conseguenza sbloccano diverse interazioni anche con i simini più piccoli. Un lattante può guardare le pecorelle, mentre un toddler ha più interazioni. Quindi, come vedete, possiamo socializzare, abbracciare, raccontare le barzellette e così via. Quindi il nostro toddler ha diverse cose. Vediamo un po'. Tanto notare che il puledrino sta giocando con la palletta. Ecco qua l'interazione. Come vedete, possiamo avere un minimo di rapporto, credo, anche con la pecorella. Vediamo un po'. Esatto. Qua abbiamo, ovviamente, per tutti gli animali, gli indicatori di salute. Infatti, come per i cavalli, abbiamo la felicità, l'igiene, la fame e l'attenzione. Stessa cosa vale per il cavallo. Fame, energia, divertimento, socialità e igiene. Dovete tenere bene a mente queste cose, perché ovviamente, ragazzi, qualora non trattiate bene i vostri animali, verranno levati. In realtà mi è già successo. È successo che scappano, vanno via, abbandonano la casa, oppure vengono presi dagli assistenti sociali. Quindi state attenti alle cure degli animali, perché sono fondamentali. Unicorni
Discorso spinoso, direte voi. Beh, su The Sims 4 vita nel ranch esistono e sono presenti. Possiamo ottenere l'unicorno nella modalità crea un sim, semplicemente tra gli accessori, se non erro, della faccia, abbiamo il corno dell'unicorno. Questo sberluccica e ci permette di avere un unicorno creato da noi. Ma c'è qualcosa di misterioso. Con la mia sim ho raggiunto il quartiere della gola galoppante. E proprio qui, in questo spiazzo, intorno ai canyon, guardate un po', c'è una tomba. Una tomba di un cavallo che recita cavallo sconosciuto. Ogni giorno sim a mezzanotte succederà un qualcosa di particolare e adesso lo vedrete. Infatti la nostra sim comincerà ad essere terrorizzata, sentirà il rumore di zoccoli e qualcosa apparirà. E infatti eccola qua, spaventata, zoccoli in lontananza per essere vicini al riposo del destriero. E quindi si alza la nebbia e guardate un po' cosa sta per succedere dall'altra parte del ponte crollato. Davanti a noi compare il fantasma di un cavallo con gli occhi molto molto paurosi, guardate un po', e ci scruta. Non succede niente, non abbiamo interazioni con la tomba né altro. Però, c'è un grande però, lui continuerà a spawnare tutte le notti a mezzanotte, ma se io torno a casa vi faccio vedere una piccola scoperta. Se infatti prendiamo il nuovo oggetto per creare il nettare e con i cheat attivi ci clicchiamo, dal debug io posso prendere tutte le bottiglie di nettare. E tra tutte le bottiglie di nettare ce ne sono alcuni particolari. Quello che ha destato la mia curiosità è questo, ambrosia del petalo di luna. Infatti ragazzi, su The Sims 4 vita nel ranch non è presente il petalo di luna, ma sappiamo benissimo essere presente a Moonwood Mill. Oltretutto nel debug di vita nel ranch noi abbiamo la lapide del cavallo sconosciuto, ma non solo. Se io vado a cercare abbiamo anche qualcosa di estremamente più interessante. Infatti ragazzi, nel debug è presente un vero e proprio modello di unicorno che recita debug senza nessun nome. Ora c'è da chiedersi se l'unicorno si può sbloccare solo se abbiamo il game pack dei licantropi, ma non è l'unico unicorno con cui avremo a che fare. E infatti l'unicorno è una delle cose più importanti del nuovo dungeon aggiunto, ovvero le caverne del cavallo tenebroso. Ad un certo punto, andando avanti in maniera procedurale, avremo la notifica che ci dice che un unicorno vuole essere salvato. Se noi riusciremo ad accontentare l'unicorno, lui di tutta risposta ci darà qualcosa di molto importante, ovvero la cavalbrosa. L'ambrosia per i cavalli. Quindi che dire dell'unicorno, ragazzi? Ho speso tanto tempo per cercare di capire come sbloccarlo. Ora, il fatto che ci sia la tomba, il cavallo che appare a mezzanotte e il modello 3D nel debug che state vedendo mi suggerisce che in qualche modo si sblocca o potrebbe comparire la notte random. Probabilmente sono stato sfortunato e non l'ho visto. Ho davvero provato a fare diverse azioni per portarlo a me, ma senza risultati. Sicuramente però è presente e questo lo sappiamo. L'unicorno fa parte nel Crown Cavallo, ma anche nel debug di The Sims 4 vita nel ranch. Qualora non fosse possibile sbloccarlo con l'espansione, potrei sospettare che, come il nettare del petalo di luna, anche l'unicorno sia qualcosa che appare o compare semplicemente se si hanno altri DLC, magari il regno della magia. Vita nel ranch introduce anche nuovi tratti e aspirazioni e soprattutto una nuova preferenza nel genere musicale, ovvero la musica da ranch. I tratti sim che vengono aggiunti sono invece amante dei cavalli. Questi sim hanno stretto un forte legame con i cavalli. Rispetto ad altri sim hanno meno difficoltà a socializzare e a prendersi cura dei cavalli. Altro tratto invece è allevatore o allevatrice. Questi sim eccellono nella vita da ranch e sono orgogliosi del loro lavoro. Sono ben felici di svolgere i lavoretti di ranch e di prendersi cura del bestiame. Vengono inoltre aggiunte due nuove aspirazioni di vita. La prima nella categoria del cibo, ovvero creatrice esperta di nettari. Il sim vuole padroneggiare l'arte della preparazione del nettare, affidando le proprie capacità in modo da produrre con continuità solo i nettari migliori. Vuole anche che l'attività li renda simolo una palate. E altra non meno importante nel pannello dell'atletica riguarda Amazzone del campionato. Il sim vuole diventare uno dei più illustri cavalieri del mondo e lo dimostrerà partecipando alle competizioni equestri.
superiori. Entrambe le aspirazioni di vita aggiunte hanno un solo step, un solo livello, ma sono decisamente difficili. Infatti la creatrice esperta di nettare richiede il livello 5, ovvero quello massimo della nuova abilità di produzione di nettare. Produci 50 bottiglie di nettare di qualità eccellente e guadagna 100.000 simoleon vendendo nettare. L'ultimo punto è quello un po' più semplice. Ho fatto delle prove e lasciando invecchiare i nettari, alcuni, quelli più importanti ed eccellenti, arrivano a valere oltre 25.000 simoleon, quindi non è niente di troppo difficile. Per quanto riguarda invece l'aspirazione di vita legata all'equitazione, dobbiamo conseguire il livello 10, il livello massimo di equitazione, competere in 5 competizioni equestri, vincere l'oro in 5 competizioni equestri magistrali e piazzarci nel campionato ippico supremo. Quindi non è troppo semplice, sono due aspirazioni diverse fra loro, belle toste da fare e rappresentano delle vere e proprie sfide. Capitolo Nettare. Arriva con The Sims 4 Vita nel Ranch il nettare. Abbiamo infatti la possibilità con i nostri sim di produrre nettare. E come lo facciamo? Possiamo, cliccando sul nuovo strumento, acquistare gli ingredienti: fragola, limone, mela, patata, uva. E soprattutto possiamo produrlo. Abbiamo qua diversi tipi di nettare. Nello specifico ne abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, ma in realtà ragazzi qualcosa manca, perché come vi ho fatto vedere prima questa si produce col petalo di luna presente a Moonwood Mill e per puro caso proprio il petalo di luna non è presente in questa lista. L'abilità del nettare ragazzi ha 5 step, quindi ovviamente potete preparazione di nettare, potete ovviamente massimizzarla a livello 5. Vi faccio vedere che a differenza dell'equitazione, che come vedete ha tutti e tre i libri per l'abilità, la produzione di nettare ragazzi non li ha, di conseguenza toccherà a noi metterci sotto a massimizzarla. Una volta massimizzata l'abilità di preparazione di nettare, beh, avremo la strada spianata, ovvero potremmo produrre tutti i nettari che vogliamo. Il nettare alla frutta, il nettare di bacche, della vitalità, molto importante, perché ragazzi, ora vi faccio vedere cosa succede. Intanto vi voglio far notare quanto valgono i nettari. 3200 simoleon, e non l'ho neanche messo ad invecchiare. Infatti ragazzi, altra peculiarità, il portabottiglie, che può contenere fino a un massimo di 13 bottiglie ognuno, quindi mi raccomando ricordatevi, quindi una cantinetta al massimo 13 bottiglie, se la apriamo è un inventario dove il nostro nettare invecchia. In questo caso vedete abbiamo leggermente invecchiato e guardate quanto vale. È davvero ragazzi qualcosa di assurdo e vi permetterà di fare tanti tanti simoleon. Oltretutto il nettare dà nuova freschezza all'abilità di giardinaggio. Avete visto che abbiamo bisogno di diverse verdure che possiamo produrre, ma non solo. Il cavallo ovviamente, beh, ad un certo punto ci darà del fertilizzante e sono stati aggiunti proprio questi due slot dove poter raccogliere il fertilizzante. In questo caso il mio cavallo ne ha fatto due e sono entrambi però di qualità scarsa. In realtà ci sono diversi livelli di fertilizzante, tra cui quella straordinaria, che ragazzi ci servirà per il giardinaggio, per produrre più cose più velocemente e ovviamente più nettare. Ricordo ragazzi che nella bacheca di Chestnut Ridge ci sono delle cose importanti da leggere. Se abbiamo in realtà la nostra Dan Lamour, specialista equestre, che ci permetterà con un grande grado d'amicizia di spiegarci tutte le cose legate all'equitazione, il nostro Roberto è molto molto più importante, tanto saggio quanto misterioso. Roberto è l'esperto d'allevamento e produzione di nettare, lo puoi trovare dalle parti del negozio Fa e Fieni di Nuapalusa il lunedì, mercoledì e venerdì per qualche ora intorno a mezzogiorno. Oggi è giovedì, ma ragazzi vi dico che servirà assolutamente farci amico lui, perché parlandoci ci darà la ricetta del nettare di vitalità, che nel nostro caso si fa con gli spinaci e il fiore della morte. Oltretutto lui ci darà anche gli ingredienti se saremo molto amici, e il nettare della vitalità, lo dice la parola stessa, dà vitalità ai nostri sim. Questa bevanda, se così si può definire, non è tanto un'invenzione culinaria quanto una bizzarra alchimia. La morsa soffocante della morte stessa travolta dall'umile spinacio dimostra che l'abilità e gli ingredienti giusti possono trasformare la fine in un inizio. Effetti: aiuta i sim a sentirsi felici, aumenta di poco la vitalità dei vivi e di molto
quella dei defunti. Se il nettare è almeno leggermente invecchiato, la vita dei sim aumenta e la felicità permane dopo che l'effetto del nettare scompare. Invecchiamento, le bottiglie ovviamente devono essere invecchiate e così via. Leggiamo questo. Fiore del petalo di luna aiuta i sim a sentirsi felici. I lupi mannari potrebbero vivere una condizione di calma più intensa. Attenzione, il lupo mannaro che dovesse bere troppo faticherà di sicuro a mantenere il controllo. Se il nettare è almeno leggermente invecchiato, aumenta l'effetto calmante sui lupi mannari. Il senso di felicità permane anche dopo che l'effetto del nettare scompare. Quindi sì, questo è un vero e proprio nettare in più che potrete utilizzare solo unicamente se avete ovviamente i licantropi. Ci troviamo quindi a New Appaloosa, vicino al negozio dove possiamo acquistare alimenti e merci. Vi faccio vedere più o meno di cosa si tratta: dalla carne bianca al dolcetto della crescita per i cavalli, i libri, insomma c'è un po' di tutto. Possiamo acquistare pecore e capri, ma soprattutto il venerdì, abbiamo letto, verso mezzogiorno arriva il nostro Roberto. Di conseguenza a lui possiamo vendere tutto il nostro nettare. Vi faccio vedere e guardate un po', noi possiamo vendere tantissime cose al nostro simpatico Roberto. Io adesso ho fatto un sacco di nettare per massimizzare l'abilità, ragazzi, ecco, vado a far così e lui è molto molto felice. Ma soprattutto condividi foto, chiedi della comunità, questo ci permetterà di andare in altre scelte e chiedere consigli dell'allevamento. Come abbiamo detto, vendere il nettare, ma soprattutto abbiamo altre interazioni e ora vi faccio vedere. Abbiamo infatti chiedi della longevità e questa cosa è importante: spinaci, 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 e sei a metà dell'opera, quindi ovviamente noi dobbiamo continuare a farcelo amico, perché in realtà, ragazzi, sarà fondamentale. Lui ci darà sia gli ingredienti per il nettare della vitalità. Dopo la mia amicizia, conquistati anche la mia fiducia e ti dirò di più. E infatti, ragazzi, dobbiamo aumentare un attimo la relazione. Diventati amici, possiamo chiedere la ricetta di famiglia del nettare. E vediamo un po' cosa ci dice. Vediamo un po' se si sbottona il nostro amico, eh. Ah, capisco. Mi stai venendo a capo. Beh, puoi contare sulla mia fiducia. La prossima volta che produrrai il nettare, prova a usare il fiore della morte di spinaci, un'antica ricetta di famiglia consigliata per la longevità. Posso darti una bottiglia se vuoi assaggiarlo, ma in futuro dovrai essere tu ad occuparti della produzione. A questo punto io posso anche, se non erro, chiedi gli ingredienti del nettare della vita. Ragazzi, è importante fare amicizia con lui. E infatti in questo caso lui aveva appena finito di raccogliere il fiore della morte e ce l'ha dato. Quindi ragazzi, il nettare è fondamentale, importante, un'attività difficile, ve lo dico, e che prenderà tanto tempo. Sinceramente mi piace tanto. L'erbetta su The Sims 4 Vita nel Ranch. Se ne è parlato tanto e come vedete è un vero e proprio oggetto a sé stante. Abbiamo tre interazioni con essa: sradica la pianta, raccogli erba dalla prateria e raccogli tutta l'erba della prateria. È un oggetto peculiare perché, ragazzi, non ci dà solo l'erbetta della prateria, in questo caso fieno della prateria, con cui possiamo giustamente riempire le mangiatoie dei cavalli e quindi risparmiare simoleon, ma anche fare il nettare fatto col fieno. Ma oltretutto starete notando che dà diversi drop. Io una volta, provando, ho trovato un frutto di drago. Da diversi frutti, diverse verdure e da anche diversi drop. La peculiarità dell'erbetta poi è che è un vero e proprio nuovo tratto malus. Infatti erba selvatica della prateria. Giorno dopo giorno l'erba selvatica della prateria spunta e si diffonde. I semi di questa pianta che produce fieno vengono trasportati dal vento, dagli gnomi, da entrambi, nessuno lo sa. Ed è un tratto lotto di Vita nel Ranch. Quindi ragazzi sì, noi la troviamo nel debug ovviamente, ma in questo lotto pian piano potrebbe spuntare, ovviamente sospetto di dover lasciare dello spazio in modo tale che spunti, l'erbetta della prateria. Questo, come dicevo prima, ci permetterà di fare nettare, di riempire la mangiatoia ovviamente del cavallo, perché ragazzi, se noi non andiamo a raccogliere il fieno, vi faccio vedere, ci costa ogni volta 30 simoleon e soprattutto è una cosa carina e difficile per le sfide. In ogni caso però, ragazzi, l'erbetta la troviamo nella modalità compra e costruisci al costo di 5 simoleon. A differenza di certe piante, l'erba della prateria cresce senza alcuna cura da parte dei sim. L'erba della prateria è fiera di essere una fonte ideale di cibo, fieno, per gli animali del ranch, se l'allevamento non fa proprio per te. Del resto l'erba della prateria non esprime giudizi. Di conseguenza noi la possiamo mettere qua e sostituirla a tutti gli effetti alla mangiatoia. Se noi nel nostro lotto mettiamo qualche appezzamento d'erbetta, gli animali andranno a brucare tranquillamente.
The Sims 4 Vita nel Ranch aggiunge diversi lavori. Possiamo infatti fare, grazie alla bacheca comunitaria, diversi lavoretti nel nostro ranch. Non abbiamo un vero e proprio nuovo tipo di lavoro se cerchiamo un lavoro dal telefono, ma qua, se noi ci clicchiamo, possiamo vedere i lavoretti comunitari. Ne abbiamo davvero tanti, 2, 4, 6, 8, 9. E ragazzi, ovviamente richiedono abilità di equitazione, resistenza, equitazione e temperamento e così via. Quindi li dobbiamo sbloccare in base anche alle abilità dei nostri sim. Possiamo infatti addestrare un cavallo di un vicino, dare lezioni di equitazione ai bambini, molto carino, trasportare un carico animale di un vicino, dare lezioni di portamento, educazione equestre, yoga caprino e studio del sonno ovino. Abbiamo diverse cose relative al nostro ranch. Ma non solo, perché sia dalla bacheca che dal telefono noi possiamo assumere un bracciante del ranch. Viene infatti introdotta una nuova figura. Lo troviamo appunto nella bacheca o lo troviamo semplicemente qua tra i servizi della casa. Quindi se io chiamo per un servizio abbiamo il bracciante del ranch, 100 simoleoni in più e in realtà 12 all'ora. Lo vediamo e capiamo come funziona. Grazie per aver contattato il servizio del ranch Carovana dei Cowboy. Aiutiamo gli allevatori. Ulteriori informazioni: il bracciante del ranch che assunto lavorerà ogni giorno dalle 7 alle 19. Quindi dobbiamo capire se effettivamente sta già arrivando a casa, perché probabilmente abbiamo delle interazioni. Eccola qua, guardate un po', bracciante del ranch Sasha. E bracciante del ranch possiamo assegnare i lavoretti: cura di cavalli e bestiame, riparazioni fondamentale e giardinaggio. Quindi ragazzi, abbiamo un nuovo tipo di giardinaggio, la cosa mi fa impazzire, e soprattutto riparazioni ragazzi, quindi va anche a sostituire, se vogliamo, il riparatore. Bello, questa cosa è decisamente interessante. Oppure possiamo chiedere di effettuare una riparazione, raccogliere le piante, innaffiare le piante e raccogliere il letame. Quindi ragazzi, il bracciante del ranch ha diverse azioni e possiamo ovviamente vedi orari o licenziarlo. Sono la tua bracciante del range, mi chiamo Thompson, è un piacere conoscervi, sono brava con gli animali, le piante e le riparazioni, fammi un fischio e ci penserò io. Il range funzionerà come un orologio svizzero. Oh, e se vuoi che raccolga le piante o il letame basta chiederlo, diversamente lascerò a te il compito. Voglio solo assicurarmi che si faccia come dici tu. Vabbè, e allora... Vita nel ranch include il nuovo scenario di Chestnut Ridge. Questo, come vedete, è diviso in tre quartieri, come tutti gli scenari di Sims 4. È davvero molto molto interessante, anche perché è composto da varie aree molto molto spaziose dove si può cavalcare e soprattutto da lotti decisamente grandi. Infatti abbiamo qua giù un 64x64, qua abbiamo un 50x50 e anche gli altri lotti non sono da meno. Abbiamo solo un 20x20 e un 20x15. Per il resto ragazzi sono tutti lotti grandi, 30x20, 30x20, 40x30, 30x20 e 30x30, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Chestnut Ridge nasce all'interno di Canyon e non è difficile pensare che sia di fianco a Oasis Springs o a Strangerville. Abbiamo infatti il piccolo villaggio comunitario di New Appaloosa, mentre abbiamo una zona Canyon qua in alto molto interessante e abbiamo infine una zona delle praterie, se vogliamo, qua in basso. Leggiamo i quartieri. Partiamo da New Appaloosa. Lo storico New Appaloosa fa parte del centro nevralgico per cavalieri, allevatori e produttori di nettare, che si godono la serata alla sala da ballo, gareggino al centro equestro Fieni Qui o gustino del nettare in buona compagnia. La vecchia bettola soddisfa ogni esigenza. Qua sotto invece abbiamo la Valle dei Cavalieri, sorvegliata dalla roccia del fidato destriero, nota alla gente del posto come il vecchio biscotto. La Valle dei Cavalieri ha ospitato generazioni di allevatori e produttori di nettare, con i suoi ampi spazi per gli animali del ranch, che creano le condizioni ideali per preparare il nettare e avere vicini cortesi. La Valle dei Cavalieri è una comunità accogliente per la gente di ogni estrazione sociale. E infine, non meno importante, anzi secondo me la parte migliore dello scenario, è la Gola Galoppante. Elogiata come una delle aree imprescindibili per l'equitazione, la Gola è stracolma di piste stupende e panorami sbalorditivi. Esplora le meraviglie della Gola, rendendo onore ai nobili cavalli passati a miglior vita al riposo del destriero. Addestrati nelle insidiose caverne del cavallo tenebroso o ammira la volta celeste ai campeggi della sommità della sella. E direi di fare una piccola visita a tutti i quartieri. Partiamo dal quartiere di New Appaloosa. Come vedete è un centro urbano, se vogliamo, che all'interno offre strade larghe per i cavalli, ma soprattutto spazi ampi. Guardate
tutti gli spazi, abbiamo delle strutture a giro dove i cavalli possono allenarsi, non solo nelle zone dedicate. In realtà in tutto lo scenario ci sono zone dove i cavalli possono far diverse cose. E come vedete è tanto, tanto ampio. Guardate un po' gli spazi. Menzione d'onore al centro equestre. Troviamo questa struttura Rabbit Hall dove si possono fare diverse cose, da adottare o comprare un cavallo, a fare le gare, assistere alle gare, vendere il cavallo, chiedere un addestramento equestre. E qua dietro però in realtà è tutto attivo, perché in questa zona noi possiamo venire appunto con i sim e fare diverse attività. Altro luogo importante è sicuramente il negozietto del nettare, dove si possono acquistare alimenti e merci, vendere gli articoli, comprare mini pecore e mini capre e soprattutto vendere il nettare al sim importante dello scenario. Altro edificio che in realtà ha delle interazioni è questo. Qua infatti possiamo cambiare abito, scegliere abito, è semplicemente un negozietto, anche questo Rabbit Hole. Per il resto ragazzi abbiamo la taverna, abbiamo degli spazi comunitari condivisi, zona dove cresce l'erbetta da tagliare, e in realtà è tutto molto molto pulito e ampio, e non mi aspettavo altro da uno scenario che effettivamente deve ospitare i cavalli. Vedete, qua abbiamo anche degli orti comunitari. Molto carino il centro di New Appaloosa. Il quartiere della Valle dei Cavalieri invece ragazzi è la zona più verde di tutto lo scenario. Come vedete è molto molto ampia. In realtà qua abbiamo un lotto 64x64 che è contornato da ampie zone. Anche qua ragazzi i cavalli già nello scenario possono fare diverse attività. Qua crescono tantissimi spondi di erbetta, ma non solo, anche piante d'uva e quant'altro, fossili eccetera eccetera. E soprattutto guardate le ampie zone percorribili che abbiamo. Abbiamo davvero tantissimi viali, vialetti, delle zone dove si possono ovviamente prendere le rane e così via. Guardate un po', abbiamo anche dei piccoli guadi, bagni pubblici, insomma è davvero uno spazio molto molto ampio dove i nostri sim possono percorrere tante zone a cavallo, addirittura disseminati un po' a giro. Vedete, ci sono delle strutture con l'abbeveratoio, con l'erbetta da raccogliere, in modo tale da fare anche delle soste. Questo quartiere ragazzi è decisamente ampio e ripeto è il più verde di tutte e tre. Oltretutto ci sono delle casette a giro che possiamo raggiungere, e soprattutto qua c'è la stradina che secondo me porta da qualche parte. Strangerville laggiù? Perché no? Ma è sicuramente il quartiere della Gola Galoppante quello che amo di più. Ma ci troviamo davvero vicini a Strangerville Oasis Springs. Siamo all'interno di Canyon. Come vedete c'è pochissimo verde, una zona desertica, anche questa disseminata da posti dove i cavalli possono fare diverse attività in giro di default per lo scenario. E guardate com'è strutturato. Intanto ci sono un sacco di viali, vialetti molto sparsi e particolari che ci permettono di andare in diverse zone. Soprattutto abbiamo degli scorci bellissimi dello scenario, tipo questo. Guardate un po' che bello, delle cascate con l'arcobaleno. Guardate che spettacolo. Ci sono davvero delle zone di questo quartiere che sono fenomenali e altre che sono speciali. Intanto qua abbiamo la zona nuotabile dello scenario. Infatti qua sotto possiamo nuotare con i nostri sim. È l'unica zona nuotabile che abbiamo in tutta Chestnut Ridge. Ma ripercorrendo tutti i percorsi, guardate, abbiamo fossili, abbiamo piantine, erbette, eccetera. Beh, possiamo andare davvero ovunque. Abbiamo dei ponti che ci collegano da una zona all'altra e zone peculiari. Abbiamo anche qua i cartelletti eccetera eccetera, e da questa parte c'è una zona molto particolare. Infatti abbiamo una tomba, e ve l'ho già fatto vedere, a mezzanotte tutte le notti su Chestnut Ridge accade qualcosa oltre il ponte. Abbiamo casette abbandonate e abbiamo diverse zone, diverse casette, vedete che tutte affacciano in questi promontori, il ponte di pietra che abbiamo visto. È davvero tanto tanto carina questa zona, tutta ovviamente super attrezzata di strutture dove si può fare il fuoco, dar da bere ai cavalli eccetera eccetera, e tutta collegata. Guardate un po', si va anche a giro anche in delle zone un po' più verdi, quello è sicuro, ma comunque di base in realtà è più desertica. E qua soprattutto nel fiume si può anche pescare, ci sono anche delle zone di pesca. Ma c'è un altro segreto che riguarda questa zona. Infatti percorrendo i canyon, aspettate ragazzi che mi perdo, ovvero questa discesina qua, ci troviamo proprio all'interno del canyon stesso. Guardate un po', siamo proprio all'interno del canyon. Questa zona è tutta percorribile dai nostri sim e ci conduce, beh, da questa parte alla visione del ponte di pietra. Guardate un po', e oltre non si può andare. Dall'altra parte invece ci conduce in questa zona segreta e nascosta che risponde al nome di Esplora
Le caverne del cavallo tenebroso. Progresso nella caverna 0 di 100, livello della caverna 1. Questo perché, ragazzi, questa è una zona estremamente nuova e innovativa, con una dinamica complessa e divertente, che è stata aggiunta a Chestnut Ridge, e ve ne parlerò in un altro momento. Vita nel Ranch aggiunge due nuovi eventi sociali, programmabili in più modi. Qui, dalla bacheca comunitaria, pianifica evento del ranch, vi faccio vedere. Pianifica un evento al ranch, la gente adora riunirsi per festiccioli di ogni genere e ti basta un barile per organizzare un raduno del ranch. I migliori includono la musica ranch, il ballo da cowboy, il nettare, le grigliate e tutta la convivialità che un sim potrebbe desiderare. Se gli animali incontrano di più i tuoi gusti, metti in piedi una giornata degli animali del ranch. La comunità è sempre ben felice di giocare a prendersi cura di morbide e adorabili bestiole. Chi non lo sarebbe? Pianifica un evento dal ranch, ci dà ovviamente l'iconcina del calendario. Questo perché, ragazzi, due nuovi eventi li possiamo programmare ovviamente dal calendario, e abbiamo raduno del ranch oppure giornata degli animali del ranch. Stessa cosa ovviamente, ragazzi, lo possiamo fare dal telefono con il menu sociale, pianifica un evento. Raduno del ranch, gli ospiti sono più che disponibili a donare simoleon al ranch. Quanti? Beh, dipende dalla riuscita dell'evento. Riabbraccia amici e familiari organizzando un raduno al ranch. Ti basta un barile per goderti la musica da ranch, il ballo da cowboy, le grigliate, il nettare e tutta la convivialità, praticamente la stessa descrizione. Mentre giornata degli animali del ranch, cavalli, mini pecore e mini capre, o cielo, prendersi cura e giocare con questi animali al ranch potrebbe non essere niente di insolito per alcuni, ma per gli amici e i membri della comunità può essere un evento ricco di divertimento e di morbidezza. Radunatevi e celebrate ciò che gli animali del ranch simboleggiano per tutti noi. Primi della sfida, gli ospiti sono più disponibili a donare simoleon al ranch. Quanti? Beh, dipende dall'esito dell'evento. E ragazzi, sembrano entrambi decisamente carini. Quindi ragazzi, vediamo l'evento del raduno al ranch. Alcuni consigli per un evento di successo: ottieni una pista da ballo, ottieni uno stereo, ottieni una macchina del nettare per produrre e bere nettare. Io adesso mi trovo in questo lotto e non so se è ben fornito di tutto. Andiamo giustamente a prendere qualcosina di interessante. Magari prendo la cantinetta e prendo ovviamente la pista da ballo e lo stereo, decisamente. E vado a prendere anche la macchina del nettare, così vediamo come evolve l'evento e i premi che ci danno. Infatti tra gli obiettivi c'è incontrare gli ospiti, preparare del nettare, presentazione western con tutti. Perfetto, vediamo un po' che arriva. Ottimo, presentazione western, prepara del nettare, lo faccio, produci nettare, non abbiamo nulla per produrlo, beh allora fermi, vado a far così e passa la paura. Quindi produci nettare, nettare di uva, ce ne chiede uno, incontra gli ospiti, uno di due, fa che i sim passino del tempo assieme attorno al focolare, quello lo dovrei avere a giro? Altrimenti lo dobbiamo comprare. L'evento, ragazzi, si basa sul passare del tempo insieme, fa che i sim bevano il nettare, quindi a questo punto ovviamente lo facciamo. Da qui, ragazzi, vado a prendere 4 porzioni e ovviamente speriamo bevano tutti il nettare, Ecco qua che lo bevono. E scherza con gli ospiti, quindi in realtà il primo evento sociale, il raduno del ranch, è decisamente un evento molto molto sociale. Ciao Daniela incinta, e quindi ci permetterà di fare diverse cose. Guardate un po', intanto tutti bevono e così via. Fa che gli ospiti mangino del cibo grigliato. Ok, si può fare. È davvero proprio un raduno nel ranch. C'è chi balla, c'è chi parla, chi beve il nettare. Dobbiamo grigliare, fare il vino o il nettare e darlo a giro. Passare del tempo attorno al fuoco. È davvero molto carino come evento. Davvero molto molto carino. Scherza con gli ospiti, quindi lo facciamo. Anche qua raccontiamo una barzelletta oppure scherza per altre cose. Vediamo un po', intanto lui sta grigliando tutto, perfetto. E vado a fare anche un chiama a tavola, così almeno tutti vengono a mangiare. Perfetto, è decisamente un evento abbastanza gestibile. Fa che gli ospiti eseguano un ballo da cowboy. Ottimo. Beh, lo facciamo. Siamo già all'argento, passa del tempo assieme attorno al focolare. Ottimo, lo possiamo fare con alcune persone. Vediamo un po' cosa succede. Accendi o alimenta un focolare? Beh, possiamo fare diverse cose, E ovviamente dovete stare anche attenti perché potrebbe prendere fuoco tutto, Io ve lo dico, io ve lo dico. E abbiamo preso l'oro. Abbiamo preso 600 simoleon. L'unità familiare ha preso l'incendio. Sono pochi sim ad aver partecipato a una festa di questo calibro. Fatemi vedere
sapere se... Beh, che dire, signori? È morto Alessandro Alberghini. Signori, non mi era mai successo con un bambino, ve lo dico. Proviamo il secondo evento, ovvero la giornata degli animali. 15 ospiti, ovviamente il sorvegliante degli animali, va bene. E ragazzi, beh, direi che la facciamo a casa. E qua vediamo un po' cosa ci richiede. Avere numerose mini pecore all'evento, avere numerose mini capre. Quindi ragazzi, qua dobbiamo comprarne un po'. Per forza, li abbiamo nell'inventario e queste le mettiamo ovviamente nello scenario. Così vediamo cosa succede. Rendi felici gli ospiti, incontra gli ospiti, nutri animale del ranch. Molto semplice. Fai che gli ospiti abbraccino un animale del ranch. Nutri col biberon. Ecco qua, guardate che gli ospiti fanno già tutto. Abbiamo già reso felici. Fai che gli ospiti accarezzino gli animali. Credo in realtà che di default le abbraccino. Esatto, vedete, lui l'ha abbracciata. Non devo chiedere niente a nessuno, ragazzi. Tutti fanno ciò che devono. Quindi ci può stare, ci può stare. Siamo già uno di due. Ma secondo me pian piano li abbracceranno tutti, E vedete, l'hanno fatto, accarezzato. Socializza con gli animali, assolutamente. Quindi qua possiamo fare socializza, accarezza mini pecora, socializza. Qua possiamo fare conta le mini pecore. Qua dobbiamo scherzare con gli ospiti, molto semplicemente. Ragazzi, anche questo è un evento che mixa diversi momenti al divertimento, eccetera. Quindi ci può stare, ci può stare. Fa che i sim ospiti socializzino con gli animali del ranch. Lo stanno facendo. Loro ora, ragazzi, sono tristi per quello che è successo, Però non fatevi domande. Tranquilli, tranquilli. Questo evento è addirittura più semplice. Ovviamente lo potete gestire come più vi piace, con i bambini, eccetera, ve lo dico, ve lo dico. Ovviamente lo si può fare quando abbiamo un'amicizia molto grande con le mini pecore. E allora se vado a far così, amicizia massima, gioca con mini pecora bianca. Ok ragazzi, ovviamente l'ho citata, per farvi vedere l'evento in maniera più veloce. I bambini, i toddler, eccetera, e tutti gli altri DLC, cosa potete tirare fuori da questa giornata? Secondo me può essere decisamente carina. Fermi tutti, abbraccio la mini pecora, grazie. Abbiamo preso l'argento e abbiamo preso un po' di simoleon, però ragazzi, perché questi due eventi, abbiamo visto, in realtà ci danno dei soldi per il ranch. Loro vanno via tutti tristi per la questione di Alessandro Alberghini, ma se prendete l'oro, ovviamente i nostri ospiti ci daranno più simoleon. Sono due eventi particolari, diversi, secondo me ci stanno. Sempre parlando di premi, però, ci sono alcune cose che ci forniscono dei premi importanti e ve li faccio vedere. Infatti, se vado su Mostra Tutto e vado su Vita nel Ranch, ovviamente vediamo i premi che si sbloccano. E tra i premi che si sbloccano ci sono questi: tutte le insegne che ci danno ovviamente le abilità di agilità, di resistenza, di salto, di temperamento e di equitazione a livello 10. E queste targhe a cosa servono? Beh, servono per personalizzare le porte del ranch. Infatti qua, come vedete, noi possiamo mettere in diversi slot tutte le nostre insegne. Vedete? Tutte le cose da muro noi le possiamo mettere praticamente dove vogliamo. Ora le sto mettendo random, ragazzi, ma capite bene che possiamo personalizzare l'ingresso del nostro ranch come più ci aggrada. In realtà qua possiamo avere qualcosa del genere, qua possiamo avere diversi oggetti e così via. E ovviamente tante targhe sono già presenti nel compra e costruisci senza sbloccare nulla, Le possiamo mettere dalla parte anche opposta, quindi davanti e dietro, e poi possiamo personalizzare appunto l'insegna come più ci piace. Questo è un dettaglio carino che ci permetterà di avere un ingresso del ranch personalizzato. E guardate, c'è la gallina, c'è la mucca, c'è il lama, perché ragazzi, sì, giocandola sempre di più vi dico che questa espansione è gemellata in tutto e per tutto alla campagna, e non è un difetto, questo è un pregio. Se avrete vita nel ranch e vita in campagna, secondo me avrete una visione a 360 gradi di queste attività. Vita nel ranch aggiunge un dungeon. Infatti nella caverna di Chestnut Ridge, quella segreta
che si chiama Caverne del Cavallo Tenebroso, viene introdotta una dinamica nuova, innovativa per The Sims, decisamente divertente, difficile e che m'ha tenuto occupato diverse ore. Parliamo infatti delle caverne. Se noi chiediamo a un sim di esplorare le caverne del Cavallo Tenebroso, non ci ritroveremo le solite notifiche che abbiamo nelle caverne Rabbit Hole di tutti gli altri DLC e non ci ritroveremo neanche in un luogo segreto come la Radura Silvestre, ma succederà qualcosa di importante. Questa caverna è un dungeon con tanto di boss fight, nemici, chest da lottare e ovviamente dei puzzle. Infatti, quando noi entriamo nella caverna abbiamo una notifica che ci dice che il ragno gigante ballerino di livello 1 ci sta sfidando. Abbiamo diversi parametri: abbiamo la salute del ragno che è 10, la salute di Sienna del nostro sim che è a 30 e il progresso della caverna 0 di 100. Abbiamo due possibilità: possiamo attaccare o difenderci. Se ci difendiamo, i punti salute di Sienna potrebbero aumentare, di conseguenza una buona tecnica magari andare in difesa per avere un po' più punti per i boss più difficili che arriveranno, ma vi dico che può essere anche controproducente perché va per probabilità, quindi se io dovessi difendermi magari il ragno mi distrugge e mi butta fuori dalla caverna, io andrei in attacco. Sienna ha sconfitto la creatura e sembra che abbia lasciato cadere alcuni oggetti. Progresso nella caverna più 25, abbiamo visto all'inizio caverna di livello 1 0 di 100. Ogni livello di caverna ha 100 punti, ogni boss ti dà 25 punti, a volte 15, e poi ci sono le cose che ci faranno upgradeare che ce ne daranno 50. Perché fare questo dungeon? Perché andare qua dentro? Perché ragazzi si possono vincere tantissimi tesori, cose comuni come magari, che so, frutta, verdura, dei fossili, delle rane eccetera, ma non solo. Come vedete qua mi ha fatto cadere un gnomo. Abbiamo diversi drop, se io vado avanti potrei trovare un nuovo boss da sconfiggere e vediamo se succede. Orso forzuto di livello 1. La salute dell'orso è 5, quindi in realtà io andrei ad attaccarlo molto molto easy. Come vedete abbiamo 25 di 100. Come vedete altri 25, siamo a 50. Siamo a livello 1 ragazzi, quindi in realtà è molto molto semplice. Scheletro e basta di livello 1. Anche lui di livello 6, molto semplice. Lo vado a sconfiggere, siamo a 75. E qua ragazzi però vi voglio far vedere le scamotage per andare al livello. Guardate un po'. Qua abbiamo la prima chest. Ci sono due tipi di loot, le chest e i cristalli. Possiamo lasciarlo stare o aprirlo. Se lo apriamo possiamo avere la possibilità di avere dei cristalli, dei tesori importanti, ma potrebbe anche in realtà rivelarsi una trappola e potremmo essere sbalzati fuori dalla caverna. Io lo apro. Il forziere aveva 27 simoleon, perfetto, e aveva anche un limone, guardate un po', un frutto dei rifiuti. Queste caverne ragazzi sono importanti per lootare diverse cose. Abbiamo il pipistrello di livello 6, io lo attacco. Infatti adesso ragazzi abbiamo preso 7 punti di danno, non li abbiamo inflitti infatti, li abbiamo presi. Ragazzi, siamo a 23, possiamo attaccare e adesso abbiamo sbloccato in teoria il passaggio al secondo livello. Su una porta c'è una specie di scritta di Be ed entra. Cosa può voler dire? Ragazzi, io proverò ad aprirlo ma vi dico già che non succederà niente e vi spiego il motivo. Sienna prova ad aprire la porta ma la fa scattare una trappola a cui si sfugge per un pelo. Quindi, come vedete, Sienna ora è uscita dalla caverna. E ogni volta che un boss vi distrugge, un forziere vi esplode perché esplosivo è dare una trappola, ogni volta che per qualsivoglia motivo voi venite sbalzati fuori dalla caverna, resterete con lo stato stordito per 8 ore. Quindi ragazzi, capite bene che io per giocarlo ho dovuto comprare un sacco a pelo di quelli nuovi, posizionarlo qui e ovviamente dormire qua nei pressi della caverna per far passare il tempo velocemente. Ora siamo a livello 1 e come vedete è molto facile andare avanti e progredire, ma più avanti si andrà, più i boss avranno punti salute, più danni infliggeranno, più dovete giocare su attacco e difesa e non è così semplice. Ma oltretutto, perché noi siamo stati sbalzati dalla caverna? Perché ragazzi era una sorta di indovinello. Se io vado infatti a prendere una pecorella e metterla nell'inventario, con una pecora nell'inventario voi potete sbloccare il livello successivo. Ci sono alcune quest che ti chiedono di avere delle cose nell'inventario per progredire, questa ve la dico perché è la più semplice, per il resto giocatevela voi. Ma a questo punto voi direte: sì, tutto bello, carino, abbiamo una statuina, abbiamo un limone, abbiamo una statua di gnomo, abbiamo anche il frutto dei rifiuti,
Ma a che serve fare questa dinamica? Alla fine diventa ripetitiva e non c'è qualcosa che ti porta a giocarla di continuo. Beh, ragazzi, io vi dico che in un'altra partita ho il livello 23 di caverna e ancora continua, ragazzi, non c'è un livello finale. E perché l'ho fatto? Perché volevo capire se ci fosse qualcosa sotto, ed effettivamente c'è. Intanto vi dico che i boss sono più difficili. Abbiamo anche altri minigiochi, come quello del ladro che ha delle monete, e rilanciando e quant'altro, quando il nostro nemico ladro arriverà a 0 monete l'avremo sconfitto. Però per partecipare al gioco dovete spendere 100 simoleon ogni volta per rilanciare, quindi servono anche dei soldi. Ecco perché vi dico, io ve la sto facendo in maniera molto semplice, ma io ci ho giocato delle ore ed è complessa come dinamica. È divertente, carina, simpatica e complessa. Non pensate di fare come ho fatto io ora, velocemente, dritti per dritti. Ci passerete le ore qua dentro. La cosa importante è che, andando avanti e progredendo, in realtà arriverete faccia a faccia con l'unicorno. E l'unicorno vi chiederà di essere aiutato, e per il vostro aiuto, se andrà a buon fine, riceverete la cavalbrosia, ovvero l'ambrosia per riportare in vita i cavalli. Credo, ragazzi, quello sia il boss finale. In realtà la cavalbrosia credo sia il premio finale per le caverne, ma non ne sono sicuro, perché come vi ho detto, noi sappiamo che l'unicorno è presente nell'inventario e possiamo supporre o che sponi alla The Sims 3 in giro per lo scenario. Non mi è mai capitato e sono stato sfortunato, visto che comunque c'è il modello ovviamente nel debug, oppure potremmo sbloccarlo qua fuori qualora arrivassimo o ad un certo livello della caverna o ad una certa linea di dialogo o qualcosa di importante nella caverna. Di conseguenza io continuerò probabilmente a giocarla, perché voglio capire fin dove si arriva. L'aver introdotto i dungeon in questo modo su The Sims 4 fa piegare dalle risate il sottoscritto, non me lo sarei mai aspettato. È una dinamica divertente, fresca per il brand sicuramente, per quanto riguarda i giochi di ruolo no, ma il fatto che abbiano aggiunto questa componente GDR secondo me è tanto di guadagnato. È davvero carina, simpatica, niente di troppo complicato, ma comunque ti tieni impegnato, perché come vi ho detto, se per puro caso la probabilità il ragno ti uccide, devi aspettare 8 ore, rientrare, arriva lo scheletro, ti quarka, perfetto. Poi potete anche andare a combattere con altre cose importanti come il cavaliere senza testa. Ci sono diversi boss, ragazzi, non ci sono solo quelli che avete visto. Quindi in realtà c'è di tutto. Ecco, se siete sfortunati, e a me è successo parecchie volte, entri distrutto, fuori 8 ore sim, devi rientrare, devi aspettare, devi rientrare, insomma. Prendetela per quel che è. Divertitevi, giocatevi, fatela diventare una cosa frustrante, anche perché non lo è. Semplicemente non abbiate la smania di arrivare subito. Io l'ho fatto per capire, ovviamente, in fase di review, cosa poteva aspettarmi. Nel mio caso mi sono dovuto costringere a farlo velocemente perché volevo spiegarvi bene come funzionava la dinamica. Voi, nei vostri let's play, prendetela per quel che è davvero una dinamica carina e a me è piaciuta davvero tanto. E ragazzi, dovremmo aver visto tutte le dinamiche incluse su The Sims 4 Vita nel Ranch. Altre piccole cose da dire. Ovviamente Vita nel Ranch è condito da stati umorali, interazioni, reazioni, animazioni e così via. Le abbiamo viste un po' nella live stream, le abbiamo viste in realtà nel trailer, quindi in realtà c'è tutta quella parte di gameplay che dovete vivere, dobbiamo vivere nello specifico. Quello che ho voluto fare in questo video invece era una guida vera e propria di Vita nel Ranch, con le dinamiche spiegate, spero in maniera chiara, veloce e semplice. Di conseguenza ho voluto fare questo video riassuntivo, che spero funga da guida per tutti coloro che non sanno cosa l'espansione contiene, sono in dubbio se acquistarla o no, o magari l'hanno acquistata e vogliono sapere come funzionano alcune cose. Quindi ragazzi, io spero che questo video e questa guida vi sia utile. Per il momento io vi dico che è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!